impegno importante che deve essere fatto anche di concerto con i governi per sfruttare quelli che sono i filoni di finanziamento cospicui che dal PNRR possono arrivare, soprattutto quando si parla di territorio e soprattutto quando si parla di Liguria. Noi abbiamo visto come sia difficile conservare, tutelare e mantenere un territorio che ogni volta che piove in maniera un po' più copiosa presenta il conto. Quindi credo che sia molto importante programmare, progettare, soprattutto con una visione futura e nella logica della prevenzione. Quindi poi per quanto riguarda le materie di mia competenza, ovviamente come Regione Liguria abbiamo una superficie agricola che rappresenta lo 0,4% della superficie agricola complessiva a livello nazionale, quindi come tale dobbiamo preservarla, anche perché abbiamo visto che sta dando delle grandi risposte dal punto di vista socio-economico e contribuisce a mantenere quel presidio del territorio fondamentale che i nostri imprenditori ancora a fatica ci consentono di avere. Quindi massima attenzione anche alle aree rurali, alle aree agricole e soprattutto alle aree verdi, perché non si può continuare a costruire in maniera, diciamo così, incontrollata, perché poi le problematiche relative a tutta una serie di situazioni si presentano puntuali. Beh, siamo indubbiamente preoccupati dalla situazione. Arte ha in corso attualmente 40 milioni di interventi disseminati ovviamente nel patrimonio di edilizia residenziale pubblica che abbiamo soprattutto nel ponente cittadino. Contavamo di incrementare questa mole di lavori con ulteriori 30 milioni di investimento. Il decreto legge del 16 febbraio, entrato in vigore il 17, ci ha ovviamente bloccato. Quindi la sensazione di essere frastornati è quella che umanamente, come dire, è quella prevalente. Certamente in queste situazioni bisogna avere anche, come dire, la capacità di saper, come dire, riposizionarsi, individuare probabilmente dei piani B. Attendiamo anche eventuali decisioni del governo che, insomma, a quanto è dato sapere sarà, come dire, oggetto di approfondimento con le categorie interessate. A me preme sottolineare qui l'importanza dell'edilizia residenziale pubblica. Il deficit di manutenzione, quindi di efficientamento energetico su questo patrimonio, è un dato, come dire, inequivocabile, sul quale stavamo lavorando e stavamo lavorando bene col mondo delle imprese attraverso la forma del partenariato pubblico-privato. Questo è un incidente, speriamo che sia un incidente di percorso. Contiamo sul fatto che veramente era un'occasione unica e ripetibile, quella del super bonus. Pensiamo che realisticamente, con accorgimenti importanti, si possa riprendere un percorso che ad oggi è bloccato. Ragionando nel breve termine e auspicando che avvenga ciò, pensiamo che si possa riprendere. Beh, innanzitutto questi sono progetti che, grazie anche alla sinergia del Comune di Genova con Regione Liguria, vivono anche di finanziamenti che non sono legati strettamente al super bonus e alla cessione di credito collegate, quindi da questo punto di vista mi sento un po' più sereno. Dal punto di vista della rigenerazione urbana è importante il focus che è stato fatto non solo sull'efficientamento energetico dell'edilizia residenziale pubblica, ma anche su quelle che sono la connettività col territorio e la coesione sociale che si instaura intorno agli edifici rigenerati. In buona sostanza non si tratta solo ed esclusivamente di mettere a norma gli edifici, ma si tratta di ricollocarli all'interno di un tessuto urbano e sociale che garantisca appunto e prevenga ogni forma di degrado anche a livello di comunità di riferimento. Beh, allora questa è una primazia della Liguria. Per fortuna la nostra regione è molto attenta alla riqualificazione del proprio patrimonio urbano, partendo anche dai piccoli comuni, cioè dal nucleo importante abitativo di tutte le due riviere. Questo è una cosa, un segno di attenzione in cui è meno cemento, più attenzione alla qualità della vita e tutto sommato, voglio dire, a ripensare l'esistente in termini ovviamente di transizione energetica e transizione digitale. La filosofia
che presiede questa logica qui. Tenete presente appunto che la nostra è una delle poche regioni che si è dotata di un piano in questo senso, e ci sembrava giusto oggi fare un punto dove siamo e dove vogliamo andare, perché ovviamente la strada percorre tanto, mi sembra minore anche l'edilizia scolastica sia nel cuore di questo programma.